Ciao a tutti! Ebbene sì, dopo l'intero box delle Wizland, ecco voi l'intero box dei magi, le principesse dell'arcobaleno. Innanzitutto volevo dirvi che questo video è in collaborazione con KC Handmade, che saluto tantissimo. Ciao Katia, un bacio! Perché anche lei ha comprato l'intero box, quindi abbiamo deciso di fare questa collaborazione. Tutte e due spacchetteremo tre bustine. Purtroppo due mie amiche mi hanno detto che comprando l'intera box non è come le Wizzyland che si completa la collezione, ma si trovano dei doppioni. Quindi, boh, staremo a vedere. In caso io li scambierò nel gruppo su Facebook che abbiamo creato sempre io e altre mie amiche, che si chiama Blind Bag Collection Italia, di cui vi lascio sempre il link in info box. Allora, partiamo subito. Questi appunto sono i Magi Key, le principesse dell'arcobaleno, che ho voluto comprare perché, appunto, essendo della Diagostini, e le Wizzyland non mi hanno affatto delusa, ho deciso di prenderle. Appunto, vi faccio vedere un po' il box com'è, così, e costano 2,99 € l'una. Poi c'è il sito www.magiki.com e all'interno troviamo in ogni bustina una principessa, la sua storia e un braccialetto. Ora andiamo subito ad aprirlo e vado a pescare le prime tre bustine, eccole qui. Allora, vediamo un po' la bustina. Allora, le magiche, le principesse dell'arcobaleno. Appunto, in ogni bustina c'è una principessa, la sua storia e un braccialetto. Cambiano colore, quindi un po' come le Wizzyland. Qui ovviamente mi hanno attaccato sopra il foglietto. Se riesco a staccarlo, vi faccio vedere. Ecco, appunto, una esattamente sopra, vabbè. Insomma, vediamo, ecco qua. Allora, queste sono le principesse che possiamo trovare, quindi è una specie di checklist e sono bellissime tutte quante. Io non saprei veramente quale scegliere. Beh, forse questa perché i capelli verdi che io adoro, o forse questa qui, o anche lei, ma mi piacciono tutte quante. Boh, staremo a vedere, magari quando le apro ne trovo una che mi piace di più delle altre, ma non credo. Allora, partiamo subito. Apriamo, apriamo, apriamo. Sono curiosissima. Questa appunto è una riedizione che è appena uscita in edicola perché io non le avevo comprate quando erano uscite perché ancora non ero a conoscenza di questo mondo delle blind bag. E qui c'è sempre il solito buchino se vogliamo spiare i colori, magari per scegliere la nostra principessina preferita. Allora, vediamo un po'. Dovrebbe essere uguale alle Wizzyland, quindi c'è prima un libricino. Dove vi dice, oddio, Ellie, cioè, ma non è possibile. Cioè, ma capite che non è possibile. Allora, la mia prima che ho trovato delle Wizzyland è stata Olin. E Olin cosa? Dormiva. Questa è Ellie. E cosa fa? Dorme. Cioè, non è possibile. Io trovo sempre quelle che dormono per prima. Non è veramente possibile. Cioè, vabbè. Ok, il mio vestito cambia colore al sole. Adesso sole non ce n'è, quindi non riesco a farvelo vedere. Infatti, se vedete dei riflessi, è perché c'è la luce della camera accesa, quindi. Comunque, il nome è Ellie, la principessa dei sogni, ovviamente. Non è possibile. Non è po io, cioè, boh, vabbè. Passione, dormire. Colore preferito, Ortensia. No, fiore preferito, sì, colore. Fiore preferito, Ortensia, amica del cuore, Summer. Qua c'è tutta la sua storiella e qua abbiamo la checklist. Dove, appunto, vediamo se riesco a farvela vedere. Magari se mi sposto un pochino, non c'è riflesso. Un po' di meno. E sono queste qui. Qui vedete. Ah no, non si vedono. Niente, scherzavo. Qua ci sono le solite principessine che cambiano colore al sole e queste due che brillano al buio. Che carine! Adesso andiamo a vedere com'è fatta. No, dai, qua. Sto perdendo. Oddio, che bellezza! Ah, questo è il braccialettino. Che è bellissimo, devo dire, mi piace un sacco. E poi c'è lei. È bellissima. Io veramente sono senza parole. Non è possibile che trovo sempre quelle che dormono per prime. Vabbè, bellissima, davvero bella. Mi piace un sacco. Poi andiamo avanti. Allora, la prima l'abbiamo scartata. La seconda, questa qui. Apriamo un po' e vediamo chi c'è all'interno. Chi troviamo? Chi troviamo? Che carina! Sabrina!
Ah, all'interno c'è anche un codice che però mi sa che non si può più utilizzare perché è una riedizione e quindi secondo me queste sono quelle che avevano in magazzino come scarti, diciamo. E quindi non si può più utilizzare, però andrò a vedere se magari posso ancora utilizzarlo, perché infatti i gattini mi sembra che fosse una riedizione, infatti il codice non si poteva usare perché ovviamente il concorso era già scaduto. Comunque questa ha il braccialettino azzurro. E poi andiamo a vedere la principessina. E voilà, che carina. Metti a fuoco. No, oggi ha deciso di fare sciopero anche lui. E niente, vabbè, non mette a fuoco e insomma è così. Vabbè, vabbè. Vabbè, apriamo l'ultima. Apriamo, apriamo, apriamo. Ce n'è una diversa. Felicity. Ah, non abbiamo letto. No, eh. Non abbiamo letto di Sabrina le caratteristiche. È la principessa dei fiori. Passione, ovviamente, il giardinaggio. Fiore preferito, orchidea. Amica del cuore, Ayla. Ecco, adesso si va bene. Ops. Qua. E abbiamo lei. Felicity. Allora, la principessa delle feste, passione ovviamente le feste, fiore preferito fucsia. Ah, ok. Amica del